Il Memorial Franca Moreno Vannucci è giunto alla sua 10ª edizione. Per Pistoia è, come sempre, un'occasione di celebrazione e di festa assieme. La sede, da tradizione, risplende di vivai Vannucci di Piuvica. Ogni anno i premi assegnati a personaggi del mondo dello sport, della politica, del giornalismo rappresentano un riconoscimento verso realtà diverse, voluto da un'azienda famosa nel mondo ma perfettamente radicata nel territorio. L'azienda Vannucci vuole così dimostrare la sua sensibilità nei confronti di realtà che esulano dalla mission aziendale, in particolare il mondo dello sport, di cui l'attuale titolare Vannino Vannucci è sempre stato grande appassionato e sostenitore. Tra i premiati, tra gli altri, in questa edizione del decennale, di cui nei prossimi giorni vi daremo ampi estratti, Massimiliano Allegri tra i tecnici emergenti e per Neto Sonetti un premio alla carriera. Nella serata del 31 agosto alla manifestazione era presente anche il CT campione del mondo Marcello Lippi, al quale è stato assegnato il MICCO, emblema della città di Pistoia e del Memorial Vannucci. Poco prima della premiazione lo abbiamo velocemente avvicinato. Sono Lippi, mi interessava questo a me, vista che la serata parla della Pistoiese anche. Lei è stato giocatore della Pistoiese negli anni 80 con un gol, allenatore della Pistoiese. In un momento non troppo felice, siamo tornati in un bruttissimo momento qui a Pistoia. Potrà, a suo parere, rinascere il calcio qua? Il momento è veramente brutto. Ma lo sport italiano, il calcio italiano è pieno di città di grande importanza, di grande blasone, che sono addirittura scomparse dalla scena calcistica, sono ripartite dai dilettanti. E adesso con una società nuova sono ritornate, alcune sono tornate in auge, alcune lo stanno facendo, e perciò nella storia di tanti anni di una città, di una società, ci può anche stare che sia arrivato un momento così negativo. Non per questo bisogna perdere la speranza e non dare più l'affetto che è necessario dare per ritrovare poi piano piano una collocazione più idonea. Ma sono di vedere un mix di giovanissimi, per forza anche per le viste le regole, a disposizione del leader Di Stefano, e parecchi anzianotti, è un mix giusto? In tutte le categorie. In tutte le categorie. L'ultima cosa, abbiamo sotto gli occhi la splendida partita dell'Inter contro il Milan, è possibile che un solo giocatore come Schneider abbia cambiato così tanto gli equilibri in campo per l'attacco interista? Non lo so, non faccio valutazioni sul campionato. Grazie. Il personaggio che tra pochi istanti riceverà il MICCO, emblema della città di Pistoia e del Memorial Vannucci, è legato al calcio pistoiese da piccoli e effettivi incontrati. Nella squadra della nostra città ha vissuto momenti esaltanti di una brillante carriera, facendo parte di quella squadra che Marcello Benani aveva creato con amore, passione e competenza. La sua carriera tecnica a Pistoia e pistoiese sono state le prime tappe di un percorso eccezionale fino a diventare titolo che